Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi andiamo a fare la recensione di questo. Aspetta, guardiamo meglio. Guardate che figo, che cos'è? È uno... si vede? È uno smartwatch. Uno smartwatch da collegare al nostro smartphone e da cui potremo gestire tante funzioni, tra cui le notifiche che ci arrivano normalmente su WhatsApp, Facebook, eccetera eccetera. Potremo controllare la fotocamera, quindi scattare foto dal nostro smartphone semplicemente cliccando il tastino qui sullo smartwatch. Controllare anche il player multimediale sempre del nostro smartphone, quindi per mettere in pausa, schiacciare play, andare al brano successivo o a quello precedente, eccetera eccetera. Tra le altre varie funzioni abbiamo pure un controllo, dov'è? Aspetta, che qua non si vede. Comunque un sensore per il controllo del battito cardiaco, ragazzi. Qua abbiamo uno strumento con cui potremo tenerci anche in forma. Prezzo 29,99 su Amazon, quindi in descrizione trovate il link per acquistarlo. Intanto andiamo a vedere che cosa troviamo nella confezione e andiamo a vedere le sue caratteristiche principali. Quindi andiamo a fare l'unboxing. Ed eccoci qui davanti al nostro nuovissimo watch, quindi vediamo quello che troviamo all'interno della confezione. Ovviamente il nostro smartphone, che come avete potuto vedere si attiva tramite un sensore. Ovvero, intanto togliamolo da qui. Togliamolo da qui, se riesco però, se ci riesco. Se non ci riesco è un problema. Allora, nel momento in cui si spegne potremo accendere semplicemente ruotando il polso, ovvero il movimento che facciamo per vedere l'orario. Quindi tramite il sensore riusciamo ad accendere l'orologio tramite un semplice gesto. Andiamo a vedere che altro c'è dentro. Quindi cavo di ricarica e manuale di istruzioni. Allora, nel manuale di istruzioni è presente anche ovviamente è presente anche l'italiano, se lo trovo però, presente anche l'italiano dove vi spiega tutte le varie funzioni. Abbiamo un codice QR, questo codice QR lo dovremo inquadrare con il nostro smartphone e ci farà scaricare l'applicazione Dafit. Questa applicazione ci consentirà di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nostro smartphone. Va bene, intanto mettiamo tutto da parte. Allora, è disponibile con diversi cinturini, tra cui questo calamitato. È molto molto morbido, quindi è un po' difficile. Allora, si stacca questo, la parte calamitata, quindi si indossa così, si indossa e poi questo lo andrete a calamitare nel cinturino. Ed ecco che è molto potente questa calamita, devo dire, molto potente, nonostante ci sia ancora l'adesivo, è molto potente. Io preferisco effettivamente l'altro cinturino, quello rigido, color nero e rosso, quello secondo me è un po' più rigido e quindi più maneggevole. Questo è un po' troppo calamitoso, soprattutto quando andremo a ricaricare, ecco, vedete, si appiccica ovunque. Quindi soprattutto quando andremo a ricaricare lo smartwatch. Quindi andiamo a togliere il cavetto. Per ricaricare semplicemente dovrete collegare questo connettore, anch'esso calamitato, qui su questi connettori. Vedete quanto è calamitato? Troppo calamitato per i miei gusti. Quindi qua, in questi due cerchietti qua, andrete a posizionare lo spinotto e poi questo lo collegherete alla presa USB. Non potrete sbagliare nell'inserimento per il semplice fatto che se cercate di mettere il connettore dalla parte opposta, la calamita respingerà il connettore, quindi non ve lo farà inserire. Il verso giusto per inserire quindi il connettore è da questa parte, quindi con il cavo rivolto verso la destra. Per far avviare l'orologio la prima volta dovrete necessariamente connettere il cavetto alla porta USB. Non appena l'avrete fatto, lo smartwatch si accenderà. Quali sono le funzioni di questo smartwatch? Come abbiamo potuto vedere poco fa, abbiamo questo sensore che ci permette di accendere e spegnere lo smartwatch tramite un gesto. Poi, ovviamente, prima schermata è l'orologio con data. Qui abbiamo un tasto, non si vede perché touch, qui abbiamo un tasto touch dove poter interagire e quindi andare a navigare nelle varie impostazioni. Modalità sport, potremo visualizzare il numero di chilocalorie bruciate, la distanza percorsa e il numero dei passi fatti, quindi funziona da contapassi. Monitor del sonno, indossando lo smartwatch durante la notte potremo
verificare le ore di sonno e la qualità di questo, quindi il totale delle ore di sonno, il sonno leggero e il sonno profondo. Quindi sonno leggero e sonno profondo. Misura del battito cardiaco. Vediamo quanto battito cardiaco. Vediamo. Allora, quindi inseriamo. Teniamo premuto il pulsante ed avviamo la scansione del battito. Quindi misurazione. Vediamo se... Ok, vediamo se si vede. Lì lampeggia un LED. Si vede, sì. Ad indicare che sta effettuando la misurazione. Vediamo quanti battiti ho. 7000 battiti al minuto. Vediamo. Ok, 67 battiti al minuto. 68, diciamo, nella media. Quindi, ragazzi, sto bene. 70. Si sta alzando. Va bene. 71, ok. 71, perfetto. Ragazzi, sto abbastanza bene. Perfetto, ritogliamolo. Andiamo avanti con le impostazioni. Qui abbiamo l'allenamento. Tenendo premuto potremo selezionare che tipo di allenamento dobbiamo fare. Quindi una semplice passeggiata, jogging, bicicletta. Si legge, sì? Spero di sì. Bicicletta, salto alla corda, badminton, basket e calcio. Quindi selezionando lo sport che desideriamo fare potremo visualizzare l'allenamento che andiamo a fare. Quindi battiti cardiaci e chilocalorie bruciate. Andiamo avanti, troviamo le notifiche. Premendo a lungo potremo visualizzare le notifiche che ci arriva allo smartphone. Quindi notifiche di WhatsApp, messaggi, Facebook, eccetera, eccetera. Andando avanti troviamo il pulsante scatta. Apriamo la fotocamera nello smartphone e tenendo premuto il pulsante riusciremo a scattare la foto tramite lo smartwatch. Andiamo avanti, player, la stessa cosa. Tenendo premuto potremo controllare il player del... Non si clicca perché non ho collegato lo smartphone. Potremo controllare il player dello smartphone. Quindi andiamo avanti. Altro, potremo accedere alle impostazioni, tra cui le tre schermate disponibili. Adesso ve le faccio vedere. Uno stopwatch, attivare o disattivare le notifiche, un reset di tutte le impostazioni e infine una serie di informazioni varie. Come potete vedere, qui abbiamo questa schermata. Accedendo alle impostazioni riusciamo a modificarla e quindi selezionare una delle tre, tenendo premuto ovviamente, come scritto qui, premi 3 secondi. Questa ci consente di personalizzare la schermata con una foto. Eccola qua, questa l'ho impostata tramite smartphone. Adesso andiamo a vedere come si fa. Quindi schermata personalizzata oppure l'altra schermata disponibile, numero 1. Ok, andiamo indietro. Ed eccolo qua, questa è la seconda schermata disponibile, molto carina anche questa. Allora, andiamo a collegare lo smartphone. Per farlo dobbiamo semplicemente abilitare il Bluetooth, andare nelle impostazioni, vediamo, ok, troviamo la dicitura Watch, troviamo connesso, questo perché avevo già fatto il pairing. Se è la prima volta che l'ho collegato, ovviamente dovrete cliccarci per fare appunto il pairing. Ok, andiamo ad aprire l'applicazione Dafit. Ed eccoci qua. Quindi oggi ho fatto niente praticamente. Non ho fatto né passi né sonno, semplicemente perché non l'ho portato con me. Allora, quindi possiamo avere un resoconto di tutti i passi che facciamo, del sonno, della frequenza cardiaca e del percorso che facciamo. Mentre cliccando qui potremo visualizzare il modello di Watch collegato, ovviamente Watch, modificare il quadrante. Quindi da qui selezionare il quadrante che vogliamo sul nostro Watch. Ovviamente modificare anche l'immagine che vogliamo inserire. Cliccando semplicemente su modifica e seleziona immagine. E andando a selezionare una delle immagini che vogliamo inserire nel Watch. Ci vorrà un po' di tempo per trasferire l'immagine. Tempo che comunque è relativo alla dimensione dell'immagine stessa. Da qui potremo posizionare l'orario, quindi o in alto o in basso. Sopra all'orario, che cosa scegliamo? Possiamo mettere la data, il sonno, la frequenza cardiaca o i passi. Quindi una serie di configurazioni che possiamo fare. E potremo anche scegliere il colore del carattere. Ok, molto molto semplice. Quindi mettiamola blu. Andiamo a salvare, andiamo indietro, andiamo a vedere il nostro Watch. E come potete vedere il carattere è diventato blu. Vediamo se possiamo fare una cosa in tempo reale, senza sfasciare nulla ovviamente. Modifica. Possiamo selezionare il colore desiderato, ad esempio il viola. Andare a salvare.
accendiamo ed ecco che viene cambiato il colore. Adesso lo ricambiamo perché sto viola non mi piace, quindi mettiamo il bianco, salva, mettiamo su salva, accendiamo ed ecco qui il colore bianco. Sempre da qui ovviamente potremo cambiare le impostazioni, ecco qua, basta spegnere e riaccendere e lui cambierà automaticamente le impostazioni. Andiamo indietro, qui potremo dare l'autorizzazione alle notifiche da visualizzare sullo smartwatch, quindi notifiche relative alle chiamate, agli sms, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat ed altro. Che cosa succede? Quando riceviamo una notifica su queste applicazioni, ad esempio riceviamo un messaggio su WhatsApp, lo smartwatch vibrerà, basta accedere alle notifiche, tenere premuto e visualizzeremo il messaggio che ci sarà stato inviato sullo smartphone. Poco fa non ve l'ho fatto vedere, abbiamo anche il meteo, quindi ci consente di visualizzare il tempo meteorologico, ok, gradi, centigradi, previsioni per domani, eccetera eccetera. Quindi ottimo se volete pianificarvi una passeggiata. Leggete qui: domani piove, quindi meglio che vi state a casa. Poi da qui potremo impostare diverse sveglie. Lo scatto potremo ovviamente scattare, quindi abbiamo aperto la fotocamera, sta scattando, quindi basta tenere premuto il pulsante ed ecco che sta scattando. 3 2 1 0. Abbiamo scattato la foto semplicemente cliccando sul nostro smartwatch. Andiamo indietro, abbiamo altro, abbiamo un trova dispositivo, se l'abbiamo perso, ecco, sta vibrando. Quindi se non sapete dove avete lasciato il vostro smartwatch, basta cliccare qui su trova dispositivo e lui vibrerà facendo rumore, ok? Fighissimo. E quindi lo andrete a riprendere. Poi formato orario, vabbè, queste cose le sappiamo. Unità di misura, non disturbare. Promemoria sedentarietà, quindi se state davanti al computer per troppo tempo vibrerà. E quindi vi ricorda di alzarvi il culetto della sedia, andare a fare due passi. Poi frequenza cardiaca giornaliera, lingua, quindi se vi parte in inglese lo smartwatch, settate da qui l'italiano e quindi diventerà in italiano. Wake up, con wake up possiamo personalizzare il periodo effettivo di accensione dello schermo, quindi possiamo addirittura programmare l'accensione, fantastico. Poi informazioni meteorologiche, possiamo selezionare se visualizzarlo o meno e poi impostare la città e il sistema di temperatura. In aggiornamento firmware potremo ovviamente aggiornare il firmware dello smartwatch. Cliccando invece su questo pulsantino qua andiamo al nostro profilo, quindi potremo impostare il genere, anno di nascita, altezza, peso, lunghezza del passo, eccetera eccetera, l'obiettivo da raggiungere in termini di passi giornalieri e infine niente, informazioni sull'app. Va bene, direi che è tutto, ho detto tutto, sì. Smartwatch veramente fantastico, costa solo 29,99, quindi 30 euro su Amazon, vi lascio il link in descrizione per andarlo ad acquistare. Vi consiglio comunque di prendere il cinturino rigido perché secondo me funziona un po' meglio, questo è troppo malleabile per i miei gusti, è troppo forte la calamita, ma così deve essere, altrimenti inserendolo, se la calamita non fosse così potente, rischiereste di perdere, invece questo è veramente molto potente. Ok, direi di aver detto tutto, quindi mi raccomando lasciate un bel like per questo video, vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, prossimo video. E oggi andiamo a fare la video recensione di questo, ovvero il nuovo Umidigi A3 Pro. L'altra volta ho fatto la video recensione dell'Umidigi A3, questa volta abbiamo l'A3 Pro. Quindi vediamolo un po' meglio nel dettaglio.